Londra per me significa tante cose. Io sono partito dall'Italia a 17 anni perché avevo questo sogno nel cassetto, diventare uno stilista, ma non avevo le possibilità finanziarie. Sono venuto a Londra senza mai, non avrei mai detto di riuscire ad arrivare a questo livello. 2017 aveva lasciato la direzione creativa di Givenchy. Voci sul suo passaggio a Versace, poi il silenzio. La nomina da Burberry a sorpresa sei mesi fa. A chiamarlo un altro italiano, la Di Marco Gobetti, un sodalizio già rodato ai tempi di Parigi. Per Tisci un ritorno alle origini della sua formazione a Londra, quando con lavoretti umili e una borsa di studio al Central St. Martin inseguiva il sogno della vita, che oggi è realtà. Io sono arrivato qui, questo ragazzino di Cermenate, provincia di Como, perciò sono arrivato, tutto questo movimento inglese era negli anni 90, perciò era molto forte, l'inizio della musica, tutto un cambiamento, Bjork, Massive Attack, Portishead, la moda, John Galliano, McQueen, Vivian West. Un ragazzino del paesino, cioè per me è stato veramente quello che mi ha aiutato prima nel mio essere. Essendo vissuto qua in Inghilterra per 8 anni, la cosa che più mi scioccò ai tempi era questa cosa di comunque entrare nella cultura, nel sociale degli inglesi è qualcosa di veramente molto intenso, perché se tu pensi tutto quello che hanno fatto nella loro storia, dai vittoriani hanno cambiato il mondo. Poi ci sono stati i punk, l'aristocrazia, la regina, gli skinhead, i mods. Ci sono sempre state tutte queste influenze molto forti nello stile inglese. E questa cosa qui mi ha sempre molto affascinato, il fatto di non disturbare, ma di dire proprio il proprio pensiero, diciamo. E al Kingdom dedica la sua prima sfilata per l'iconico marchio inglese nato nel 1856, una celebrazione delle culture e dell'eclettismo del Regno Unito. Da quando è in pista nella moda ha dimostrato di essere attento alle minoranze, è un uomo di aperture, è un uomo di accoglienza. Certo, stiamo vivendo un momento un po' particolare a proposito di aperture e chiusure. Un momento molto forte nel mondo sociale, cioè nel sociale in tutto il mondo, in America, in Europa, in tutto il mondo c'è qualcosa che sta succedendo molto forte, però io la prendo anche in modo molto positivo, sono molto positivo su tutto, a parte le persone in potere che sono le persone non i posti per darsi giusti, però penso che ci sia un'apertura, comincia ad esserci un'apertura molto più forte, cioè cose che io veramente ho sempre lottato per anni, perché comunque essendo un ragazzino che arriva da una famiglia molto umile, fantastica, mia mamma e le mie 8 sorelle sono le donne più stupende del mondo, però una famiglia veramente fatta di niente, valori di amore basta, cioè non niente di materiale. Origini pugliesi, orfano di padre, con la mamma Elmerinda e 8 sorelle, a 4 anni si trasferisce in Lombardia. Alla fine, se io penso quando ho cominciato a essere punk in un certo senso e a lottare o dare supporto a queste, diciamo, a queste minoranze, quello che la gente chiamava minoranza, che minoranze, diversità di tutto, ecco, sì. È stato molto difficile all'inizio. Io mi ricordo, ho sempre dato supporto diverse case, una di quelle è stato quando fu le AT, il transessualismo, cioè l'omosessualità, era un tabù. Oggi come oggi siamo andati oltre. La cosa che più mi tiene in sospeso, sto guardando, osservando, sono i giovani. Ecco, lì volevo arrivarci, infatti. I giovani vengono trattati da giovani e non sono così giovani come noi pensiamo, perché anzi io vivendo in un team molto giovane, sono una persona che sono molto curioso, amo la musica elettronica, perciò vado a rave, seguo i DJ, sono amico di molti DJ. E i giovani di oggi sono molto più avanzati di quelli dei giovani nel bene o nel male, perché sanno, sono coscienti che non vogliono più usare le pellicce, sono animalisti, non vogliono più che si brucia. Io la prima cosa che ho fatto quando sono arrivato qui è stato il fatto di bloccare tutta questa cosa, vale a dire stop all'uso delle pellicce e all'abitudine di alcuni marchi del lusso di mandare al macero, di incendiare le rimanenze, milioni di sterline in fumo. Una parte verrà donata nei paesi che hanno bisogno, perciò sono una nazione, una parte verrà riciclata, perciò non ci sarà più consumo
per produrre queste cose, perciò riciclata in diversi modi, in diversi canali, stiamo studiando i canali per come riciclare invece di bruciare. Sai, non dobbiamo pensare solo a noi stessi oggi, dobbiamo pensare anche a quello del futuro, quando io avrò 80 anni, che saranno dei ragazzini che può darsi non avranno tanti problemi con l'ecologico, con tutto. Perciò se oggi noi diamo un'occhiata, cioè siamo un po' più attenti a quello che si può stare attenti oggi, un giorno è sempre un mondo migliore, un futuro migliore. E anche su questo terreno si sono incontrati Riccardo Tisci e Vivian Westwood, paladina della causa ambientale e della lotta allo spreco, per una linea che verrà svelata a dicembre. E poi un giorno sono andato da Vivian, l'ho approcciata io, poi ho detto, perché non bisogna celebrare questo personaggio, che è una persona che è stata un genio della moda, ha cambiato le carte in tavola per il mondo, perché è stata una dei fondatori del punk, per i giovani del mondo. È stata una donna che ha fatto della moda che veramente rimarrà non solo nei musei, rimarrà nelle emozioni delle persone. Perché io mi ricordo da ragazzino quando le prime collezioni di Vivian Westwood, impazzivo, cioè non ci posso credere che esiste questo nella moda. È stata la persona che mi ha fatto amare la moda, una delle persone con Gianni Versace, con Yoji, con veri artisti che mi hanno fatto amare la moda. E perciò con lei, quando l'ho approcciata, lei è stata molto, all'inizio molto scioccata di questa cosa, invece poi ha deciso, facciamo questa collaborazione, la collaborazione sarà veramente molto bella, adesso non perché sto parlando del nostro lavoro, la gente rimarrà scioccata, specialmente i giovani, molto molto bella, sono molto proud, molto orgogliosa di questa collaborazione con Vivian, e lei è una persona stupenda, la vera regina. E con la Queen Elizabeth è pronto questo incontro? Sta arrivando sta arrivando questo incontro con la regina.